visto che negli ultimi anni la generazione di giallisti italiani è diventata molto molto prolifica e quindi prima o poi devo convertirmi anche a questo. È che nel giallo internazionale io trovavo proprio una via di fuga, no? Che era una cosa che mi faceva in qualche modo appunto evadere dalla quotidianità. Io ho fatto tutta la mia infanzia qua e quindi chi fa un'infanzia in un posto è di quel posto per tutta la vita. Tra gli incontri più belli della mia vita ci sono quelli avvenuti al Misfest negli anni per me d'oro, quindi gli anni della mia adolescenza, dall'84 all'87 ho avuto la possibilità di fare il volontario al Misfest e quindi anche di sentirmi un po' adulto, pensando di poter di dare un contributo anche al Misfest stesso, no? Con la mia partecipazione facevo le fotocopie. Se devo dire la verità, penso che anche questo mi abbia aiutato poi a scrivere delle canzoni, perché tutto fa brodo. Il giallo è ormai diventata la narrativa più diffusa, pervasiva, quindi il Misfest ci ha visto bene, Enzo Tortora ci ha visto bene, il Gran Giallo ci ha visto bene e dopo tanti anni siamo qua a festeggiare non solo un genere letterario che non molla ma anzi continua a crescere, ma un evento che è stato precursore di tanti altri che l'hanno seguito. Io ho sempre creduto nel romanzo giallo italiano. Ci fu un'intervista per la Repubblica e parlai di come il romanzo giallo avesse bisogno di giovani scrittori, di nuovi scrittori, di nuova linfa. E quindi sono contento perché questa prima mia previsione si è avverata. L'idea della pagura, intanto la definizione non è mia, fu trovata appunto per un'edizione storica, la prima volta che inventai questa figura di una donna che esce da una conchiglia. L'unico riferimento che ho voluto mettere, mi sembrava giusto, è questo accenno ai 50 anni, perché questa ragazza sta scrivendo sulla sabbia il numero 50. Il libro che presento oggi è la storia di una ragazzina di 13 anni che sparisce da un ospedale milanese, una ragazzina che aveva appena vinto la battaglia per la leucemia e nessuno capisce perché abbiano potuto rapirla o eventualmente sia scomparsa. L'indagine per ritrovarla è il cuore della storia del libro. Io presento il 31esimo giorno, che esce per Oscar Fantastica di Mondadori. È una distopia legata al dissesto climatico e agli eventi meteorologici estremi, quindi un argomento di stringentissima attualità. Oggi presento La collera di Napoli, che è un romanzo ambientato della Napoli della Belle Époque nel 1884, quando un vibrione di colera attraversò tutta l'Italia facendo poche vittime, però si fermò a Napoli.